Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6 di martedì 28 marzo 2017. Iniziamo dunque la nostra rassegna stampa per vedere i fatti principali, come sono stati trattati dalle testate locali e per vedere anche le prime pagine delle testate nazionali. Iniziamo subito con le quattro edizioni del centro partendo da quella Aquilana. Bollette pazze in vista altri ricorsi. Questo è il titolo d'apertura. L'Aquila, Piano Casa e i costi del gas per alloggi vuoti a carico degli inquilini. Poi leggiamo eh, due eh, fatti ehm, di eh, cronaca eh, nazionale eh, papà uccide i figli di 2 e 4 anni e si suicida in una scarpata la tragedia a Trento e poi il pestaggio di mh, Alatri ucciso dal branco 9 indagati Mattarella stop alla eh, violenza e poi in basso il ministro De Vincente all'Aquila laboratorio di Gran Sasso spazio anche alle imprese locali al centro la fotonotizia sarà eh, comune alle eh, quattro edizioni del eh, centro, Abruzzesi, primatisti al eh, telefono, sempre connessi ma quanto odio sul web. Poi di spalla Avezzano, appalti e illeciti nella Marsica, altri quattro indagati. A Trasacco, bombola di gas, esplode in casa, famiglia salva. E poi in basso ad Avezzano, Melissa scrive a Papa Francesco, la bambina a nove anni, e eh, da grande vuole fare la missionaria. Il calcio di serie di scommesse, l'Aquila ancora penalizzata. Ieri è arrivata la penalizzazione di un punto per la terza tranche dell'inchiesta. Dirty Soccer. Ehm, siamo all'edizione di Chieti Lanciano Vasto: tassa sui rifiuti, aumenti per tutti. Chieti, rincari record fino al 99%. Chi vive da solo paga di più e poi di spalla cade in moto i medici dichiarano la morte cerebrale e poi ancora sempre chieti del vecchio vuole tornare in Ateneo il DG e poi a Lanciano l'assessore canta Dodi esibizione a sorpresa alla presentazione degli eventi verso le elezioni San Salvo e Ortona gli aspiranti sindaci Edizione Teramana, l'apertura, sfollati, ronde contro gli sciacalli, si organizzano i residenti di Colle Atterrato che hanno lasciato le case. E poi... A Montorio tanti giovani per l'addio a Leandro Modesti. A Silvi, cartelle pazze per multe già pagate. e Poi ospedale di Teramo. Grazie, mi avete salvato la vita. La ragazza operata di aneurisma si rivolge ai medici. Per lo sport la Sambi in arrivo, il Teramo sta pensando alla giornata biancorossa. Edizione di Pescara, l'apertura finti incidenti stradali, 154 indagati, inchiesta sulla truffa alle assicurazioni coinvolti, medici e carrozzieri. Eh, poi ehm, nei richiami di cronaca, Penne Giancaterino all'ergastolo per omicidio. E poi ancora Pescara, investito l'ex sindaco mh, Carlo Pace. In basso per lo sport, tutto venduto in 5 ore. Arriva il Milan, biglietti in fumo. Stadio pieno domenica prossima, previsti 20.000 spettatori. E poi di vietato l'ingresso a 220 ragazzi. La prima pagina ora del messaggero Abruzzo, questa è l'apertura Ergastolo al killer di Penne due anni fa uccise un maresciallo in pensione dell'aeronautica militare e tentò di dare fuoco alla casa ieri la sentenza contro Mirko Giancaterino, la difesa pregiudizio nelle indagini poi leggiamo sotto la testata alcuni richiami lanciano da Dodi Battaglia Britti tante star per le feste di settembre a Pescara Carlo Paci investito da un autore ed ansia per l'ex sindaco. E poi... Il bello dell'Abruzzo, De Vincenti, Gran Sasso, lavoratori di fama mondiale, il ministro della coesione territoriale ha visitato ieri l'Istituto di Fisica Nucleare, decisivo l'esperimento Darkseid 20K sulla materia oscura. Poi di spalla Timballo rilancia Campli con il premio alla cucinotta, la rinascita del Paese passa anche dal cinema, un racconto sull'incontro tra culture. cultura poi ehm... Al centro la fotonotizia, caos morbillo, vaccini esauriti, appuntamenti annullati e mh, polemiche a Chieti. E poi sempre a Chieti, eh, Pugilessa in coma, si sta svegliando, Francesca verso la eh, vittoria. In taglio medio l'Aquila spunta la tangente per le chiese da ricostruire. A giudizio l'ex ehm, vicecommissario Luciano Marchetti e una eh, funzionaria del eh, MIBACT. E poi ancora per Pescara Porto, l'inchiesta su Pescara. A rapporto, c'è cioè un primo eh, indagato eh, e poi eh, leggiamo Vittorio Di Biasa, responsabile del genio civile regionale, è stato interrogato eh, ieri e indagato per falso e abuso in concorso con altri. In basso Vertenza Abruzzo, i sindacati, piani di mh, sviluppo, fermi. Ed ora vediamo la prima pagina della città, il quotidiano della uh, provincia uh, di Teramo. Sparatore ripreso dalle telecamere. Stretta uh, dei carabinieri sul responsabile del gesto sconsiderato di venerdì sera in centro a mh, Teramo. Sotto la testata Teramo, crediti inesigibili, il Tar dà ragione al Comune. Roseto degli Abruzzi col sindaco eh, Pavone, il Comune non riscuoteva i tributi, eh, dicono quelli dell'attuale. Amministrazione comunale. Al centro ehm, vediamo lacrime e bonghi, funerali per Leandro, il 29enne morto nell'incidente. Poi eh, sotto la foto rimpasto di giunta, oggi parla Dodo: accelerazione rituale per eh, l'ingresso nell'esecutivo. Di spalla. Nuovo marchio e nuove idee per la fiera, la fiera dell'agricoltura di Teramo. Giulia Nova, soluzioni di facciata. Per il verde pubblico e poi Martinsicuro, Via Libera alla uh, variante di Via uh, Capri. In basso, musica: eh, G.G. Telesforo a Villa Paris. Da piccolo facevo la batteria con la voce. Ed ora ehm, ci occupiamo delle prime pagine, andiamo a vedere le prime pagine delle principali testate. Eh, nazionali prima di ehm, eh, poi eh, visionare le pagine interne mh, dei quotidiani eh, locali. Siamo con eh, la prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura scuola: scontro nel governo. Eh, per il ministro Fedeli servono 25.000 professori. Il tesoro frena Poletti. Curriculum: meglio il calcetto. Eh, polemica sulla frase del ministro del lavoro Gentiloni: vincoli eh, europei non eh, intoccabili. E poi leggiamo anche l'editoriale ehm, di eh, Alberto Aresina e Francesco Giavazzi eh, scenari populisti l'insensata uscita eh, dall'euro la storia con la fotonotizia eh, di Foucault con Bradley piccolo tifoso eh, malato il, grande, eh, cuo il cuore grande di un eh, campione il eh, centravanti della nazionale inglese un, eh, taglio medio Trento l'orrore di un padre che uccide i figli di 2-4 anni, colpi di martello, poi il suicidio, debiti per la casa. Avanti con il, il fatto quotidiano, la Madia e la tesi fabbricata col copia e incolla. Il lavoro della futura ministra PD contiene ben 4.000 parole rubate. Da ricerche altrui mai neppure eh, citate. Nel testo con cui nel 2008 già deputata ottenne il dottorato all'IMT eh, di eh, Lucca. E poi ancora mh, in taglio medio il blef, Minzo Pinocchio non si dimette, 502 giorni da senatore abusivo. Aveva eh, promesso di presentare ieri eh, la lettera, ma ha preferito attaccare il fatto. Da oltre un anno e quattro mesi è interdetto dai pubblici uffici per una condanna definitiva. In Palazzo Madama tace e eh, acconsente. E poi eh, l'anticipazione: il libro delle PM eh, Gratteri, uno dei leader nella eh, lotta alla malavita organizzata. La politica tutta chiacchiere che tiene viva e vegeta la eh, mafia. Avanti con la prima pagina di eh, Libero, chi spolpa la compagnia aerea. Eh, scandalo all'Italia. Il carrozzone a volante ci è costato più di 7 miliardi, ma si è comunque sfracellato. Ora è privato, ma il governo deve tirare fuori altri 200 milioni per prolungarne l'agonia. Persa la battaglia su costi e redditività con gli stranieri e le società low cost. Eh, ci mancava solo Di Maio che scimmiotta il peggior Berlusconi e dice: Dobbiamo avere una compagnia di bandiera. E poi la fotonotizia al centro. L'hanno ucciso perché era migliore di loro. Il ragazzo massacrato perché difendeva la fidanzata. E poi di spalla la protesta contro lo Zar. Ma quante balle si raccontano su Putin e la Russia? La prima pagina della stampa, il pressing di Renzi sulla manovra, niente tasse e no all'Unione Europea, trattativa per avere 10 miliardi di sconto, ma la Commissione non cede sulle riforme. L'ex Premier insiste con Gentiloni, Gaff di Poletti, il curriculum, meglio il calcetto. E poi la fotonotizia, ehm, ehm, rivoluzione sul tesoro verde, così li distruggeranno, battaglia sulla legge che cambia i eh, parchi. E poi, in taglio medio, lo strappo di Vienna: basta con i migranti, in Bruxelles i numeri non tornano. L'Austria respinge il piano sui ricollocamenti. Eh, ora la prima pagina del giornale: ingiustizia di Stato, costretti a pagare i ladri. Chi reagisce alle rapine, spara, finisce rovinato dalle eh, richieste di sarcimento, le famiglie di delinquenti eh, si arricchiscono. E poi ancora mh, la fotonotizia al centro, una speranza nel mondo islamico, i figli ribelli dei killer di Allah possono salvarci dalla eh, jihad. E poi l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, quella società che non ha alcun limite eh, etico. Avanti con la Repubblica, l'apertura: deficit, la UE studia lo sconto da 5 miliardi e da Grillo dietro fronte sull'euro. Resti, ma voglio la moneta fiscale. E poi la fotonotizia: Londra, mano nella mano sul ponte di Westminster. Noi ragazze musulmane anti-Jihad. Di spalla l'America, Trump sotto tiro, attacca ancora gli immigrati. E poi in basso. Il fatto del ragazzo ucciso da Dalatri, Emanuele, la paura della vendetta. Avanti ancora con la prima pagina del manifesto Parco Giochi alla Camera la legge sui parchi e le aree protette tra le critiche di tutte le associazioni ambientaliste. La firma Il PD prevede nomine di direttori e presidenti dettate dai partiti, intanto il Consiglio di Stato dà via libera al gasdotto del Salento. E poi sotto la testata eh, per Navalny 15 giorni di carcere Russia dopo il weekend di proteste contro la mh, corruzione. Eh, la verità servi in casa nostra, graduatorie falsate, favoriti gli immigrati per i parametri ISEE mh, sulla ricchezza che danno accesso alle agevolazioni, i CAF dei sindacati accettano mh, dagli stranieri l'autocertificazione vietata invece eh, della de eh, legge e penalizzano gli italiani. La fotonotizia, la prestanome del Giglio eh, Magico e poi l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro. Amnesia retrograda: eh, Renzi ha scordato quando adorava l'Unione eh, Europea. E poi in taglio medio: L'Imps nasconde la verità sulle pensioni, malgrado le promesse, nessuna spiegazione su come far valere il diritto di aumentarsi l'assegno. Avanti con la prima pagina del messaggero, sale il PIL, manovra più leggera. Nel DEF la stima sulla crescita aumenta l'1,1%, misure per meno di 3 miliardi, uno per il sisma, Bruxelles fredda, ma Gentiloni dice vincoli non intoccabili. Diktat PD a Padoan niente, nuove tasse. Eh, poi ancora l'editoriale di Carlo Nordio, tre ragioni per non demonizzare Zar Putin. Eh, poi ancora al centro Alfano, mh, un errore l'arresto di Navalny, ma il dialogo con Mosca vada avanti, il ministro degli esteri ieri in visita dal eh, collega eh, Lavrov. In taglio medio, Emanuele, due arresti, la zia ora giustizia o facciamo da soli il diritto di Alatri, un video in chiodo dei killer, la fidanzata, ci vedremo presto mh, amore. E poi ancora, la prima pagina del secolo XIX, parchi, legge di riforma nel Mirino, Portofino diventa riserva nazionale, 5 terre, obiettivo eh, semplificazione ovviamente ehm, questa riforma che potrebbe passare vista in ottica Ligure, visto che siamo sul secolo XIX. Qui siamo a un quotidiano capitolino come il tempo. Montepaschi caccia all'ombra. Ecco i veleni della guerra segreta tra PM e difesa sulla morte di Rossi. Si cerca la persona che si intravede in un video e spunta il giallo dei monitor. E poi la foto notizia al centro: chi si firma è perduto. Dopo polizi, arresti e giunta nel caos, nuova tegola sulla raggi, liste irregolari e di spalla gaff di Poletti, cerchi lavoro, gioca a calcio, il ministro ne combina eh, un'altra. La prima pagina eh, dell'Unità Putin eppure da noi qualcuno lo ama. Decenni di abusi di potere, oppositori uccisi misteriosamente, contestatori in carcere, ma per i 5 Stelle e per Salvini è un faro eh, politico. USA ed Europa, liberate eh, Navalny. Lasciamo la rassegna stampa dei quotidiani eh, nazionali e eh, torniamo a quelli locali andando a, a sfogliare le mh, pagine del centro. Pagina 2 e 3. Giovani in rete, sempre connessi, ma quanto sul web, indagine del Corecom su 5.000 ragazze e ragazzi abruzzesi, poi sosetariffe.it l'Abruzzo primeggia nell'utilizzo del cellulare. E poi ancora, eh, studenti smanettoni, il primo eh, telefonino a otto eh, anni è la paghetta per la eh, ricarica. Lo smartphone serve per giocare, mandare messaggi, ma anche per suonare e fare ricerche per la scuola, il profi. I ragazzi sono veloci, ma la eh, riflessione ne eh, risente. Allora, ehm, ieri abbiamo realizzato un servizio su questa eh, indagine che è stata eh, presentata dal eh, Corecom, Navigare Sicuri. Vediamo. Si chiude oggi il progetto Navigare Sicuri, si parla uh, di uh, internet, è uh, sempre rischioso Presidente Luci oggi navigare uh, sulla rete soprattutto per i giovani. Voi volete mettere in guardia soprattutto i ragazzi? Sì, mettere in guardia dai rischi ma anche dalle grandi opportunità che arrivano nel mondo della rete, quindi conoscere bene la tecnologia significa poterla utilizzare al meglio, al 100% in sicurezza. Noi oggi presentiamo questa indagine molto particolare che abbiamo condotto su oltre 5.000 studenti abruzzesi insieme ma l'Unicef che è sigillo per noi di qualità eh, proprio nell'approccio con i più giovani, con i minori e un, con uno spaccato molto particolare che vede comunque il mondo dei social, della rete di internet in generale, protagonista al 100% nella vita eh, di tutti i giovani studenti e, ecco con rischi e opportunità bisogna fare attenzione, bisogna eh, dare un contributo e noi come istituzione stiamo cercando di farlo. un'intervista su oltre 5.000 studenti delle scuole secondarie abruzzesi per capire l'utilizzo corretto, di quello che sono gli strumenti internet, quindi social, gli smartphone. È il primo dato che subito salta all'attenzione è l'utilizzo dello smartphone. Oltre il 95% di tutti gli studenti abruzzesi ormai è diventato uno strumento con il quale si connettono alla rete, interagiscono tra di loro, quindi nei rapporti sociali e anche nell'utilizzo delle nuove tecnologie. La sicurezza nell'informatica si che non esiste la sicurezza al 100% certo è così è in qualsiasi strumento che viene utilizzato, quindi la sicurezza va bene che ci sia, ma bisogna sempre stare attenti perché eh, a volte con un click non ce ne accorgiamo, ma può cambiare la nostra vita. Quindi, quel click prima di farlo, quella pubblicazione prima di inviarla, porre un attimo di attenzione e vedere se può andare tutto bene. E se è benissimo, se non lo è, stiamo attenti e casomai cancelliamo la foto, il file o il post che non era opportuno pubblicare. Pagina Abruzzo, ricerca e industria, laboratorio del Gran Sasso, spazio alle imprese locali, in corsa la Walter Tosto di Chieti, la El Foundry di Avezzano, per l'esperimento Side il ministro De Vincenti, da qui ricadute concrete per il territorio. Poi in basso, trasporti, Trenitalia assume 18 giovani, per le ferrovie regionali. Abruzzo piano per il lavoro, Gerosolimo, investimenti per disoccupati e over 30, risorse per oltre 32 milioni. Avanti con la, le pagine della cronaca di Pescara: truffa alle assicurazioni, finti incidenti, 154 indagati. Max, inchiesta della Polizia Stradale, sotto accusa carrozzieri, avvocati e medici compiacenti. Un giro d'affari imponente, svelato dalle telefonate intercettate, due macchine eh, con otto trasportati e io riesco a guadagnare 13-14 mila euro. <coughs> Testimonianze eh, raccolte con le intercettazioni e poi ancora droga sotto al letto: arrestato in carcere un 21enne incensurato di Chieti che è stato pedinato e poi eh, perquisito. Mm, poi ancora incidente in via Pellico: Carlo Pace, l'ex. Eh, sindaco di Pescara, investito in eh, centro, fratture agli arti per, per l'ex sindaco. Il conducente si è fermato subito e ha prestato i primi soccorsi, poi sono arrivati vigili urbani e eh, 118. Tasse da eh, pagare, la guida, Tari, inviati 60.000 avvisi mh, per pagare entro il 31 marzo, l'assessore Diodati abbiamo già spedito i bollettini a casa dei contribuenti, ma restano solo tre giorni per versare la prima rata dell'imposta dell sui eh, rifiuti. Poi in taglio medio, già 300 domande per il condono, corsa a mettersi in regola mh, con le imposte non versate, c'è tempo fino al 2 maggio. Eh, poi ancora mh, comune il PD resta solo dopo il sì al mini rimpasto, le liste civiche disertano la conferenza stampa per la sostituzione di Del Vecchio ma Alessandrini avverte questa è la squadra non c'è bisogno di altri ingressi. Allora vediamo mh, le immagini del servizio eh, appunto relativi alla conferenza stampa nella quale il eh, sindaco Alessandrini ha annunciato i eh, nuovi assetti dell'istituzione comune. Inizialmente il passaggio doveva essere Blasioli al posto di Del Vecchio e poi si parlava di Marco Presutti. Un ballottaggio invece con Pagnanelli e alla fine a spuntarlo è proprio Pagnanelli. E diciamo che oggi è un giorno importante perché si rivedono da un lato gli assetti dell'esecutivo, cioè gli assetti della giunta e a cascata gli assetti del Consiglio Comunale. Come sapete il vice sindaco del Vecchio a fine di questo mese cesserà la sua esperienza qui per assumere un ruolo molto importante come capo della segreteria del Presidente della Regione e sarà per noi senz'altro utile perché sarà un punto di riferimento rispetto alle tante partite che pescarà con l'ente Regione. Questo significa che il suo ruolo di vice sindaco, un vice sindaco sempre sul pezzo come dobbiamo riconoscere all'assessore del Vecchio, verrà sostituito con Antonio Blasioli. Antonio Blasioli ad oggi è il Presidente del Consiglio è una persona che ci dà il più grande affidamento sulla capacità di continuare questo lavoro continuo di monitoraggio, manutenzione e cura della città. E poi a cascata diciamo, gli effetti di tutto questo domino diciamo così, si rifletteranno anche sul Consiglio Comunale perché il Partito Democratico, all'esito di un ampio confronto interno, è pervenuto all'indicazione del consigliere Pagnanelli come Presidente del Consiglio, da sottoporre all'assisa eh, in virtù dei criteri dell'equilibrio e della rappresentanza. In questo caso si è parlato anche di un testa a testa tra Pagnanelli e Presutti. Eh, come si è risolta? Perché inizialmente il, la maggioranza aveva dato l'appoggio proprio al capogruppo Presutti. Beh, poi diciamo che c'è la necessità di sintesi, i partiti politici servono a questo, i partiti politici sono organismi che servono a mediare fra gli interessi, naturalmente sono legittime le aspettative, le ambizioni personali, poi c'è una sintesi ma si, si continua poi tutti insieme nella stessa direzione, consapevoli che la ruota gira e che poi appunto ci sono tante sfide e tante questioni che ci occupano per le quali vogliamo subito continuare a lavorare. Proseguiamo, la scelta della SNAV è anche commerciale, il presidente dell'autorità portuale Gian Pieri parla di un... Parli in un convegno dell'addio al Pescara eh, Croazia. poi eh, furti in casa: i carabinieri scoprono il bottino, colpi a Castiglione a Casauria. La refurtiva viene ritrovata in paese nell'abitazione di eh, due donne. Avanti ancora, eh, sempre a Pescara, Naiadi negato l'ingresso a 220 ragazzi, eh, tornelli e guardie giurate per impedire l'entrata agli atleti del club acquatico Pescara. Debito non pagato mh, di eh, 13 mila euro. E poi. In alto, leggiamo: partorisce in casa il suo ottavo figlio. La donna si è rivolta al 118 dicendo di avere le doglie. All'arrivo dell'equipaggio, il piccolo era già nato. Avanti ancora ehm, i centauri solidali che portano amicizia e sapori d'Abruzzo. Il gruppo è nato, ehm, parliamo dell'associazione Moto e Scooter. Il gruppo è nato sulle strade, raccoglie oltre 50 soci, gira l'Italia e l'Europa per far conoscere la nostra regione. Tra gli appuntamenti. Di maggio c'è la gita ad Amatrice per portare materiale utile e arrosticini per tutti. La nascita del club è stata benedetta da Papa Francesco in un gigantesco raduno in piazza San Pietro. E siamo a Montesilvano. La politica in comune, Musa avverte senza le nostre proposte. Niente piano spiaggia. Nuovo ultimatum dei consiglieri di Montesilvano 2019 che vogliono integrare il documento della giunta Maragno, scontro sulla gestione della riviera e dunque maggioranza eh, divisa a eh, Montesilvano. Eh, poi ancora la crisi in giunta, Orsini ammette l'impasse, Maragno si eh, dimetta. Avanti ancora Città Sant'Angelo in lutto, addio a Don Guido, umile educatore che ci amava. L'intero paese si è ritrovato nella chiesa di Sant'Agostino con l'arcivescovo ultimo saluto al sacerdote amico di Paolo VI che sapeva parlare ai eh, giovani. E poi ancora eh, tentano la rapina in banca, arrestati a Francavilla due giovani di Pescara armati di pistola a salve bloccati dai carabinieri davanti alla BPR di Via Primo Vere proseguiamo con la pagina della Revestina omicidio Gianmarino Giancaterino condannato all'ergastolo la corte d'assise infligge la pena massima al 38enne accusato di aver ucciso nella sua casa l'ex maresciallo di Penne. e poi i due volti del delitto precedenti nella droga per Mirko, la eh, vittima era un anziano eh, solo. E poi ancora, mh, sempre eh, la cronaca: Loreto Prutino accoltella il nipote durante la lite, eh, 49enne ferito al torace dallo zio. Il diverbio per futili motivi. La pagina di eh, Chieti: cittadini tartassati, Batosta per rifiuti, aumenti per tutti. A Chieti rincari record fino al 99%. Chi vive da solo in percentuale. Paga di più, scontro in eh, consiglio e poi in alto morte cerebrale per il motociclista. Sgomento a Casal Bordino per la tragica sorte dell'operaio Sevel coinvolto nello scontro. In basso ancora bufera all'università. D'annunzio il DG ricorre al giudice, vuole tornare in sella. Pagine dell'Aquila e Teramo per chiudere questa prima parte di Mattino 6. Nell'Aquilano paura a trasacco, esplode una bombola, famiglia si salva, eh, panico residenti in strada, due in ospedale per lo sciocco, una commerciante, eh, dice un boato, investita dallo spostamento d'aria. In eh, Basso appalti illeciti, quattro indagati ad Avezzano, perquisizioni della polizia in abitazioni e uffici, computer sequestrati e poi... L'abbiamo visto in prima pagina dell'edizione aquilana. Melissa, la bimba che scrive a Papa Francesco a nove anni, il suo racconto apre il libro del concorso riservato alle scuole Voglio fare la missionaria. E poi la pagina di Teramo, la tragedia della strada, il ritmo del bongo per l'addio a Leandro a Montorio. Gli amici suonano il suo strumento preferito al funerale del giovane morto nello scontro a eh, eh, Sant'Omero. E poi l'inchiesta: l'amico guidava ubriaco. Ed Indagato. In basso sfollati, ronde notturne contro gli sciacalli, i residenti di Colle Atterrato si organizzano per difendere le case che hanno dovuto lasciare. Allora, sono le 7:28, noi ci fermiamo, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi rientriamo per sfogliare le pagine del Messaggero Abruzzo e della città. Di nuovo buongiorno alla seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo sfogliando le pagine del Messaggero Abruzzo. Caos Neve Sisma passato. I sindacati lanciano l'avvertenza Abruzzo. Secondo CGL, CISL e WILL tutti i tavoli avviati con la regione si sono arenati nel mese di gennaio e non sono più ripartiti. In 10 punti la piattaforma di rivendicazioni prevista, una fase di confronto ma anche di mobilitazione. Allora ieri c'è stato questo. Lancio dell'avvertenza eh, Abruzzo, vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione. Nel fattore, parlate di uscita dell'Abruzzo eh, dall'emergenza. Situazione dunque ancora difficile nella nostra regione dopo quanto accaduto negli ultimi mesi. È una situazione ancora molto difficile. Per questa ragione CGL e Cislowill hanno predisposto un decalogo, una piattaforma unitaria contenente 10 punti dieci punti che hanno questa intenzione, quella di dare risposte immediate all'emergenza ma al tempo stesso prospettare risposte che diano la possibilità a questa regione di vivere una nuova fase di crescita, di sviluppo e di uno sviluppo di qualità. Emergenza e nuove prospettive di sviluppo le teniamo insieme. Per l'emergenza si tratta immediatamente di dare risposta ai tanti lavoratori e lavoratrici che hanno bisogno della proroga degli ammortizzatori in derog, nei comuni colpiti dal sisma e nei comuni colpiti dal maltempo. In secondo luogo si tratta di cominciare a individuare misure che possano dare anche possibilità di sviluppo economico in queste zone. Per esempio, con l'istituzione delle zone economiche speciali che possono attirare investimenti, investimenti di qualità legati alla peculiarità del territorio. In terzo luogo. Bisogna prevedere urgentemente un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio e degli edifici, concentrando le risorse, stabilendo priorità, intervenendo sulle scuole, intervenendo sugli ospedali, intervenendo appunto su un piano di risanamento straordinario per la tutela e la manutenzione del territorio. Bisogna che a queste realtà si diano risposte in termini di un rafforzamento di servizi di qualità, di welfare, di sanità territoriale. Bisogna dare la possibilità finché non non ci siano più i tagli sul trasporto pubblico locale che rischiano di ulterior, marginalizzare ulteriormente queste zone e c'è bisogno di fermare i tagli che in conferenza Stato-Regioni a febbraio sono stati decisi proprio sulla sanità e sul welfare. Questa è la nostra piattaforma, questa piattaforma la confronteremo con tutti, ma questo confronto lo accompagneremo con iniziative e mobilitazioni unitarie. Ancora sul Messaggero Abruzzo, De Vincenti visita ai laboratori INFN, un punto di riferimento mondiale. Il ministro ha garantito il sostegno del governo da Darkseid 20K, importanti ricadute. E poi ancora a Pescara, del vecchio, l'amico in più in regione. Si chiude con qualche sorriso amaro il complicato rimpasto della giunta comunale. Alessandrini si consola per la perdita. Blasioli sarà vice sindaco con la delega ai rapporti con l'Aula dopo il passo indietro presutti verso le dimissioni da capogruppo. Il braccio destro del sindaco, cooptato da D'Alfonso come capo della segreteria. E poi ancora. Il nuovo assetto sarà ufficializzato nella seduta consigliare della prossima settimana. Lavoriamo per, per, lavoriamo per Pescara, rispetterò tutte le forze. Francesco Pagnanelli pronto per il debutto alla guida del Consiglio. Poi in basso Pescara Porto, indagato il capo del Genio Civile, Vittorio Di Biasi, interrogato ieri dal PM Mantini, risponde di falso e abuso, altri nomi nel mirino. Restiamo sempre nelle pagine di Pescara, e-commerce e aperitivi per la Via Piave, da bere nella strada che rinasce, musica, locali parigini o spagnoli e aperitivi low cost, restyling e isola pedonale sfidano anche botteghe storiche come Victor a innovare. E poi ancora Giuseppe Ottaviani eh, Leonzio Generoso eh, e Filippo Basile al timone dei nuovi locali spiegano la eh, mini eh, rivoluzione. e eh, Poi ancora grazie ai social abbiamo aggirato il nodo parcheggi, dice Roberto eh, Fascina, titolare del famoso negozio di eh, scarpe. Eh, poi ancora grave l'ex sindaco eh, pace investito da eh, un'auto. Eh, poi ancora l'Orlando di Accorsi oggi e domani al mm, Circus. Avanti ancora, ex maresciallo ucciso e ergassolo, Giammarino era stato accoltellato e bruciato per denaro. Per Giancaterino, nessuno sconto dalla Corte d'Assise di Chieti. Il PM di Serio, un omicida freddo, lucido e spietato. L'avvocato Navelli, c'è stato pregiudizio nelle indagini. Il delitto di penne fa scattare il risarcimento alle parti civili. Il processo andrà in appello. E allora, vediamo il servizio. Ergastolo è questa la decisione della Corte d'Assise di Chieti presieduta dal giudice Geremia Spiniello che dopo due ore di Camera di Consiglio ha condannato Mirko Giancaterino, 38 anni di penne, accusato di aver ucciso il 13 settembre 2015 Gabriele Giammarino nella sua abitazione di penne e poi di aver appiccato un incendio all'interno dello stesso edificio. La Corte ha accolto così la richiesta di condanna formulata dal pubblico Ministero Mirvana di Serio sulla base del reato di omicidio volontario aggravato. Invece il difensore di Gianmarino, l'avvocato Melania Navelli, aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Giancaterino avrebbe colpito la vittima con violenti pugni e 26 coltellate, riducendolo in fin di vita e poi avrebbe appiccato il fuoco al materasso posizionato sopra il corpo di Gianmarino al fine di finire l'uomo e cancellare le tracce dell'omicidio. Ad inchiodare Giancaterino che avrebbe agito per derubare la vittima sono stati i video registrati dalla telecamera di una tabaccheria vicino a casa dell'ex maresciallo, le tracce di sangue rinvenute sulle scarpe da tenne sui pantaloni della tuta ed una testimone che l'avrebbe visto uscire dall'abitazione dell'ottantenne. Giancaterino è stato anche condannato a risarcire i danni alle parti civili, cioè la sorella della vittima e i due nipoti. Pagina Aquilane del Messaggero sottoservizi frattale attacca, accuse false e diffamatorie. Replica al petriolo del coordinatore Scarl, eh, alle critiche eh, mosse eh, da eh, Bludo Perrotti e Corti. L'ex presidente del Lance smentisce ritardi nelle opere e Maxi Ribassi eh, d'asta. Respinta con forza l'ipotesi di possibili danni arrecati ad alcuni palazzi del centro mh, storico. E poi di spalla, Cotugno si va avanti nella sede di Pettino, per ora esclusi ulteriori spostamenti, almeno fino alla discussione davanti al TAR. In basso, giornate del FAI in migliaia per le visite alle bellezze, grandissima affluenza soprattutto nella chiesetta di Santa Maria del Ponte. Restiamo eh, sempre all'Aquila, Chiese e Mazzette, Marchetti alla Sbarra, l'ex vicecommissario ai Beni Culturali e una funzionaria alla Sbarra per la ricostruzione di Santa Maria Paganica. La difesa si è detta stupita del decreto di giudizio immediato, avendo il Tribunale della Libertà escluso. La sussistenza del reato. Il processo si terrà ad Avezzano perché la tangente sarebbe stata pagata in un ristorante a Carsoli. Eh, sempre ehm, nell'Aquilano eh, ci spostiamo eh, in Marsica, insediamento del globo. Arrivano gli scavi della soprintendenza, si sospetta che possono, possano emergere altri reperti dopo quelli trovati nelle vicinanze operai al lavoro su un vasto territorio sito a ridosso della Tiburtina Valeria. Tracce dell'epoca romana già eh, visibili a ridosso della COP. Co siamo nelle pagine di Chieti allarme morbillo esauriti i vaccini la ASL costretta ad annullare gli appuntamenti con gli utenti carenza prolungata e polemica anche sui social network nell'ambulatorio Teatino la crescita è di almeno il 30% e da gennaio a oggi 200 persone in più rispetto al 2016 l'azienda spiega prenotazione già effettuata attendiamo la consegna dopo il via libera dell'AIFA in taglio medio maxi controlli nei locali scatta la chiusura per la pecora nera e la vecchia saletta irregolarità sanitarie nel weekend operazione dei eh, carabinieri a San Buceto in basso annullata la sospensione a De Carolis si attende solo l'ufficialità ma per ora è confermato lo sciopero del 3 eh, aprile tutto questo appunto nell'Università eh, d'Annunzio eh, avanti ancora eh, l'inchiesta alla ASL il GIP colasante può tornare al lavoro, l'imprenditore della Public Clean era stato arrestato il 6 marzo per un presunto riciclaggio di denaro nel servizio di lavanderia il giudice Canosa gli ha concesso di allontanarsi da casa per operare nella sede Holding dalle 9 eh, alle 12 e poi in basso tante stelle alle feste di settembre Dodi battaglia e il gran finale con eh, Britti, tutto questo a Lanciano, il sindaco Pupillo dice torna una grande eh, musica mh, carente in passato, lo storico chitarrista di Pù, bellissima la location di mh, Piazza del Plebiscito. E siamo nelle pagine eh, teramane. Torna alla fiera dell'agricoltura negli stand dello stadio Bonolis, più parcheggi e più espositori. Ci saranno anche iniziative in centro, corsie preferenziali per portatori eh, di handicap. Bus navetta e fermata a piano d'accio. L'assessore Roberto Canzio dice che quest'anno festeggeremo il riconoscimento di mh, iniziativa eh, storica. E poi ancora di spalla, diurno chiuso da giorni, tanti anziani nei guai, in basso per la mh, politica di sapatino entra in giunta con la grana dei mille sgomberi. Avanti ancora, sempre nel teramano, siamo sulla costa, ospedale spesi senza buon fine quasi 850 mila euro. A Giulianova, al quarto piano del padiglione est dovevano essere realizzate le camere a pagamento, poi si pensò a cardiologia e a rianimazione. Non è stato fatto nulla e si teme che la struttura non sia. Nemmeno a eh, norma. In basso la crisi del comparto industriale raccontata nel film di Mauro Capece, eh, 6.000 posti di lavoro persi, sceneggiatura di eh, Corinna Coromeo... Sfashion. Il titolo del film è stato presentato al Festival di Montral... ed è stato girato in due aziende eh, dismesse. Eh, la, possiamo lasciare il eh, messaggero Abruzzo e eh, andiamo a sfogliare. Le eh, pagine eh, della uh, città, eh, siamo a pagina 3, eh, i Dalfonziani tutti da De Vincenti per Renzi, il ministro del Masterplan a Mosciano per lanciare la mozione. Del segretario uscente del Partito Democratico lancia poi frecciate ad articolo 1: solidarietà al contrario da Luciano D'Alfonso agli scissionisti abruzzesi che si sarebbero immolati nel passaggio a MDP pur di garantire la pluralità nella rappresentanza delle loro idee. Sono isolatissimi ma andrebbero premiati per il sacrificio. Avanti ancora lo sparatore ripreso dalle telecamere in piazza, i carabinieri hanno accolto. Acquisito i filmati della videosorveglianza in comune stretta sull'autore del gesto eh, sconsiderato. Eh, niente Bossoli, probabilmente è stato utilizzato un revolver, quasi eh, certamente una eh, scacciacani. Avanti ancora, nuovo marchio e nuove eh, idee per la fiera dall'11 maggio allo stadio. Di Piano d'Accio, la grande vetrina per rilanciare il settore primario e l'entroterra. Allora, vediamo il servizio relativo alla presentazione della Fiera dell'Agricoltura. Presentata nei saloni della Camera di Commercio di Teramo la ventinovesima edizione della FAT, acronimo per Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che si svolgerà dall'11 al 14 maggio prossimi nell'area antistante lo stadio Bonolis di Piano Daccio. Quest'anno l'evento fieristico teramano è stato insignito dalla Regione Abruzzo del riconoscimento di fiera regionale. Le novità principali di quest'anno? Allora, le novità principali di quest'anno è innanzitutto che vabbè, lavoreremo molto di più sulla comunicazione, eh, abbiamo creato l'acronimo di Fatte proprio per rendere un attimino la fiera identificabile anche all'esterno della nostra città. Ci saranno novità anche sulla viabilità perché negli anni insomma, passati c'erano molti problemi e quindi proprio per questo abbiamo creato tre nuovi parcheggi che vanno a ehm, recuperare circa mille posti auto. In più abbiamo anche un percorso riservato per le persone diversamente abili che potranno accedere all'interno della fiera senza tra l'altro subire il problema del traffico, avranno una strada dedicata a loro. Ad affiancare il comune di Teramo nella realizzazione della kermesse dedicata all'agricoltura ci sarà un comitato fiera costituito dai rappresentanti dell'Istituto di Popparozzi, l'Università di Teramo, la Coldiretti, la CIA, il Consorzio Agrario, il DMC Gran Sasso Laga, il BIM, l'IZS Caporale e la Camera di Commercio. Quale mission lei pensa debba avere questa fiera dell'agricoltura? Eh, eh, diciamo due finalità principali, uno è quello di eh, ridare eh, respiro alle aziende agricole che hanno subito gravi danni dal, dagli eventi calamitosi eh, di quest'inverno e quindi riposizionare queste aziende all'interno di un contesto eh, provinciale importante e poi il secondo che ritengo che sia pregnante rispetto al primo, quello di eh, riportare le aziende le, le famiglie consumatrici a... Ehm, comprare in azienda, ovvero quello di avvicinare il mondo della produzione agricola locale alle famiglie consumatrici. La Coldiretti per esempio cosa consiglia ai giovani? Di tornare a lavorare in campagna? Eh, questa è l'aspettativa del futuro dell'agricoltura. Oggi molti giovani, anche se in Abruzzo con la regione abbiamo fatto il piano di sviluppo rurale, il nuovo insediamento, ancora non abbiamo delle risposte, ma eh, c'è ancora qualche diciamo, giorno d'attesa. Eh, sì, eh, i giovani piace sempre più l'agricoltura, vorrebbero tornare a fare molti il nostro lavoro, quindi è un bene perché comunque finiscono gli studi, se abbiamo gente laureata che torna in agricoltura, e Commette in questo lavoro. La ventinovesima fiera dell'agricoltura di Teramo si svolgerà dunque, come sempre, a piano d'accio. Inascoltate le tante richieste dei commercianti teramani che chiedevano di realizzarla nel centro storico cittadino per rilanciare il capoluogo. Ma il comune ha pensato ad un contentino, organizzando in centro due appuntamenti di avvicinamento all'evento: il 9 aprile e il 7 maggio, dal titolo Orti e Giardini. Sempre sulla città, notizie dalla provincia di Teramo. Lacrime e bonghi per l'addio a Leandro. Ieri a Montori funerali del 29enne morto nell'incidente di domenica mattina lungo la bonifica del eh, Salinello. Poi, sul fronte delle indagini, il giovane alla guida eh, dell'utilitaria è iscritto nel registro degli indagati per il reato di eh, omicidio eh, stradale. Leandro Modesti viaggiava sul sedile posteriore di una Ford Fiesta, guidata da, da un ventinovenne, anche lui di Montorio. La comitiva, attorno alle 4, stava raggiungendo Alba Adriatica, lungo la provinciale 8, nel territorio di Sant'Omero. L'autovettura si è schiantata contro eh, un albero. Avanti ancora a Martinsicuro, via libera alla variante di via Capri, la giunta respinge le osservazioni del PD sulla lottizzazione e l'amministrazione si è difesa assicurando che si tratta solo di uno spostamento delle volumetrie. Sempre a Martinsicuro, Carbotec, il simbolo della Val Vibrata che riparte, l'azienda di Martinsicuro riceve il premio internazionale nella sede di Piazza Affari. Poi ancora uh, Giulianova, soluzioni di facciata per i parchi giuliesi, solo sopralluoghi interventi tampone per uh, il Wiermin uh, e il uh, Franchi. Uh, lo scivolo, la rampa di cemento armato non può essere rimossa perché vincolata dalla uh, soprintendenza. Eh, siamo a Roseto, il sindaco Pavone non riscuoteva i tributi Durissima replica di Di Girolamo alle accuse dell'opposizione sul bilancio Alla carenza di liquidità hanno preferito fare ricorso ehm, alle eh, anticipazioni indebitando l'ente a Silvi dalla sinistra nessuna proposta accettabile. Il sindaco traccia la via dopo l'abbandono di due consiglieri. Ora possiamo lavorare per il bene della città. E poi le parole del sindaco Comignani sul vice sindaco Partipilo: non ho mai avuto dubbi sulla lealtà del mio vice nei confronti della giunta comunale. Poi la stoccata: abbiamo recepito persino i loro temi votando di. Addirittura sul caso Regeni e prendendo in esame anche altre eh, proposte che non riguardavano mm, Silvi neppure da mm, eh, vicino. Dunque, questa è la risposta. Sindaco di Silvia, questa spaccatura che si è generata in seno alla maggioranza a Silvi. Siamo alle pagine dello sport della città. Teramo, ora serve il ritmo Samba. Dopo aver mantenuto la porta inviolata per la seconda gara consecutiva, i biancorossi hanno una opportunità unica per rilanciare classifica e morale. Tutto questo nell'articolo di eh, Jacopo eh, Forcella sul momento del Teramo. E poi ancora per la Serie D, San Nicolò il secondo posto e solamente a meno due con il successo esterno sul campo dell'Alfonsini. I biancazzurri scavalcano la Vispesara e mettono il Matelica nel, nel mirino per la formazione di Epifani. Questo è il sesto risultato utile consecutivo. E sempre per la Serie D, eh, Pineto l'aggancio, gioco di parole. Con anche il marcatore della partita di domenica, cioè Ganci, alla salvezza è quasi riuscito. San Marino K. una protezza su punizione dell'ex attaccante del Pescara, permette agli Adriatici di blindare la permanenza e poi il basket, la Metateramo quando la sconfitta può fare bene Valmontone passa al Palascapiano, ma il pubblico applaude i biancorossi e giovedì si replica con la capolista Napoli, domenica dolce per Campi, nulla da fare per Letomilo Giulianova, tutto questo sempre per la Serie B di basket e ora andiamo a chiudere con le pagine dello sport di centro e messaggero sul centro. Biglietti finiti in 5 ore. All'Adriatico in 20.000 verso Pescara Milan. Dalle 10 alle 15 staccati oltre 10.000 tagliandi. Domenica è previsto il pienone e potrebbe essere battuto il record stagionale di spettatori stabilito con l'Inter. Boom di acquisti online ma anche. Nelle ricevitorie si sono presentati tantissimi tifosi dalle prime luci dell'alba. E poi sabato sera, sabato serata di beneficenza con i club rossoneri d'Abruzzo, maglie all'asta per i terremotati, le donne bianca azzurre portano quelle dei Blaugrana, Messi e Iniesta. E poi per la Lega Pro. Il Teramo sta pensando alla giornata bianco-rossa. Domani, in quest'ora, riunione sull'ordine pubblico in vista della sfida con la Samb, Con l'esordio di Masocco, sale a 35. Il numero di giocatori utilizzati in questa stagione. Serie D: inchiesta calcio-scommesse. L'Aquila continua a pagare. Punto di penalizzazione: 10.000 euro di ammenda per il terzo filone di Dirty Soccer. Altri due anni e sette mesi di squalifica di Nicola. L'Avezzano si allena a porte chiuse. E poi per Lecce il Francavilla torna in mano a Montani. e Il tecnico esonerato a fine gennaio richiamato al posto di Gelsi. E poi ancora. Eh, con il basket, la Proger cade. Si complica il discorso: salvezza ad Ancona e i Teatini cedono nell'ultimo quarto di gioco. Recanati la spunta, nonostante un grande gol, finisce 94-90 a 90. per il calcio a 5. Iannascoli vola alto. Pescara ora vuole puntare all'Europa. Il presidente, dopo la conquista della seconda Coppa Italia, dice obiettivo scudetto per tornare a fare la UEFA Futsal Cup, e infine mh, il eh, messaggero Abruzzo. Il pescara nel Milino c'è Rossi, il giovane attaccante del Peñarol potrebbe far parte del nuovo tridente per Zeman. Piace anche il difensore Nicolas Rodriguez. molto probabile l'addio del capitano Memushai a fine stagione. Il suo agente Giuffredi gestirà anche la cessione di eh, Zampano. E poi biglietti esauriti per la gara eh, con il eh, Milan. In basso la pallavolo si è con la salvezza, chiude bene. Un anno difficile, l'infortunio di Peda ha dato il via a una lunga serie di guai, ma la squadra è stata brava nel ritrovarsi e poi per la eh, Lega Pro teramo puoi farcela ma niente più errori il pari di Mantova ha mostrato una squadra in ripresa la classifica si accorcia ora la salvezza è a 4 punti all'orizzonte 15 giorni fondamentali per alimentare le chance di mh, evitare i eh, playout poi ancora eh, Giannascoli Pescara così ho vinto ancora col tecnico Colini un rapporto solido anche se discutiamo ogni giorno io vorrei giocare all'attacco lui privilegia la difesa Parla il presidente del Pescara dopo la Coppa Italia. Ora lo scudetto, poi lascio a mio figlio la guida del club per il basket di A2. La Proger cade 94-90 a 90 contro Recanati. Non basta un super golden dopo aver condotto nel primo tempo. I teatini non reggono, e eh, eh, cedono appunto 94-90. a 90. Buon rientro per Davis, ma i marchigiani si impongono con un grande rush e i rimbalzi in attacco. Noi chiudiamo qui. La rassegna stampa di mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con i Tg alle ore 14, alle 19, e alle 23 e l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pro Teramo, il nostro settimanale dedicato appunto alla Lega Pro e in particolare al Teramo. Io ringrazio in regia Silvia Gentile e Gianni Dereo e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata.